Avellino, carcere borbonico, si è svolta la presentazione della guida 2014 delle aziende vitivinicole della Campania, realizzata dall'assessorato all'agricoltura in collaborazione con l'AIBES regionale. La presentazione è avvenuta nel corso del convegno Il carciofo di Pestum, i prodotti della Valle del Sele incontrano i vini campani. I lavori sono stati conclusi dall'assessore all'agricoltura, onorevole Daniela Nunes. Un altro incontro ad Avellino, dico un altro incontro perché il suo assessorato ormai si muove a 360 gradi, penso che lei ha dato una bella spinta a tutte queste iniziative, è anche una guida che sembra poi un punto di riferimento per tutti. No, non mi dia tutti questi meriti, è semplicemente un ottimo assessorato, ottime dirigenze, risposte che arrivano sul territorio perché gli uffici sono sempre stati presenti. Sicuramente l'entusiasmo non manca, probabilmente il mio entusiasmo, essendo arrivato io da meno rispetto al mandato quinquennale di un'intera giunta, probabilmente ha dato le motivazioni anche agli uffici, insomma, per starmi un po' più dietro. Oggi sono ad Avellino, sono a casa di amici in pratica, qui in provincia con il commissario, il professor Raffaele Coppola, per la presentazione di una misura in cui ci si è creduto per il passato nella vecchia programmazione e che sarà presente anche nella nuova programmazione 14-20, quindi nessun merito particolare, ma il giusto entusiasmo e la giusta passione per un comparto che merita. Un'ultima domanda gliela devo fare. Avellino si è staccata con l'ultima manifestazione fatta a Verona. Riusciamo a riunire, ad avere un padiglione più grande anche per gli amici di Avellino o continuiamo su questo percorso? Guardi, io non entro nei problemi delle case altrui, già ce ne sono tanti negli assessorati, nella politica. Io ritengo che non abbiamo perso alcun pezzo, c'è stato un allargamento della regione Campania. Sicuramente la nostra disponibilità è totale, il nostro territorio è unico ed è riconosciuto come tale, soprattutto nel comparto dei vitivinicoli, in tutto il resto del mondo, quindi non solo in Italia ma anche in Europa e oltreoceano. Quindi da parte nostra non c'è stato alcun tipo di problema. C'è stato, l'ho detto allora e lo ripeto oggi, c'è stato un ampliamento di numeri di presenza per metri quadri a Ravvinitale, quindi la regione Campania è cresciuta, al prossimo ci saremo ancora con maggiore imponenza. Questo convegno raccoglie insieme le produzioni agricole con le produzioni vitivinicole della regione Campania, le due nostre eccellenze. Io come presidente del consorzio Terra Orti sono anche rappresentante del consorzio di tutela IGP Carciofo di Pestum, dove in questo programma di promozione che stiamo facendo a Carciofo siamo giunti anche qui ad Avellino insieme con Nubio Carciofo e Vino. Questo Nubio Carciofo Vino è stato sposato anche dai sommelier e da coloro che cucinano o è un tentativo bonario per poter unire due prodotti di eccellenza? Diciamo che è un'impresa molto difficile perché si dice che è impossibile unire il gusto del carciofo al vino. Abbiamo tentato anche già in qualche altra iniziativa, i sommelieri si sono dati molti da fare per cercare di trovare un vino adatto al carciofo e penso che ci siano anche riusciti. Poiché lei presiede Terra Orto, praticamente si interessa di questo carciofo di Pestum, qual è la produzione attuale e i mercati di sbocco all'estero? Diciamo che il carciofo si stava perdendo questa cultura, almeno questo carciofo di Pestum era stato sostituito da altre varietà più moderne. C'è stato un ritorno ed è anche la produzione per il momento non è tantissima, adesso abbiamo una ventina di ettari a carciofo, la produzione è anche finita, siamo alla fine della produzione ed è stata una riscoperta sia da parte dei produttori stessi che del consumatore. Infatti i carciofi sono stati andati un po' per tutta Italia e in Europa e anche in Russia. Luciano Da Ponte, responsabile per la regione Campania, una guida che dovrebbe essere un faro illuminante di tutta la situazione campana sui vini. No,
No, non è proprio un faro illuminante, ci sono già tante guide che vengono prodotte dai giornalisti. La nostra idea è quella di fare una guida catalogo che ci servi di supporto per la promozione che effettuiamo come un assessorato all'agricoltura in Italia e nel mondo, dalle principali fiere italiane, quindi Vinitaly, Vitigno Italia a Napoli, a quelle internazionali come il Pro Wine a Düsseldorf o quella che avremo la settimana prossima a Londra, il Wine Fair a Londra. Siamo ad Avellino e la Camera di Commercio di Avellino si è staccata dallo stand della Regione Campania per una questione di esigenze. È facile prendere più spazio e ritornare insieme, o è stata un'iniziativa favorevole per i produttori avellinesi? Il mio auspicio è quello che si ritornerà insieme a breve tempo. La scelta di presentare la guida qui a Avellino è anche quella di un avvicinamento sempre più forte alle aziende irpine. Non a caso al Pro Wine era presente il consorzio dei vini d'Irpinia con una ventina di aziende irpine con noi al Pro Wine, e quindi è sempre più importante stare insieme ai vini d'Irpinia, che sono senz'altro tra i più importanti, se non i più importanti, del panorama vitivinicolo regionale. Mi preme soltanto chiudere dicendo la collaborazione con l'AIS. Questa è una guida che è stata fatta per il secondo anno in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier della Campania, ed è una collaborazione che sarà dei suoi frutti, quindi che speriamo di portare avanti anche nei prossimi anni. Associazione Italiana Sommelier, quindi ci consigliate questi vini eccezionali che si producono in Campania? La Campania è sempre stato un punto di riferimento per la viticoltura nazionale e la Regione Campania in particolare negli ultimi anni ha aumentato l'export agroalimentare e soprattutto quello vitivinicolo. Questo forse anche perché ci sono degli ambasciatori capaci di trasformare dei prodotti in idea, in passione, e quindi rendere questi prodotti sempre più accattivanti e facendoli conoscere in più lingue in tutto il mondo. Molte persone credono che il vostro lavoro sia quello là di consigliare una bottiglia, ma invece voi partite proprio dalla viticoltura per poi fare tutto un passaggio in cantina. Siamo produttori di cultura, nel senso, capita spesso alcuni produttori bravissimi non sanno raccontare il loro territorio, non sanno raccontare i loro prodotti. Noi come sommelier, che abbiamo una scuola alle spalle, abbiamo dei relatori che ci formano e soprattutto abbiamo una didattica che va sempre più migliorando nel tempo, facciamo sì che questi prodotti e tutta la filiera venga raccontata e vissuta dai sommelier per poi essere trasformata in idea e passione e trasmessa ai consumatori. Quindi spesso siamo accarezzatori d'anime più che sommelier. Allora, Preside, ci racconti quali saranno le prossime iniziative del suo istituto? La nostra è una scuola bellissima, è l'unico istituto in provincia di Salerno, è l'unica scuola superiore in Campania che tratta solo di agricoltura. Abbiamo 5 sedi a Salerno, una di queste sedi a Capaccio ha proprio un vigneto, un bellissimo vigneto che dall'anno prossimo entrerà in funzione. Dovremmo produrre circa 3.000 litri di vino per il primo anno e poi speriamo di migliorare. È una scuola variegata perché non ci occupiamo solo di vino, ci occupiamo a Battipaglia abbiamo olive, a Salerno abbiamo altri tipi di colture, insomma è una scuola, un banco veramente importante per la formazione dei nostri alunni, per la nuova agricoltura che verrà, per l'agricoltura del domani che vuole interfacciarsi con mercati anche lontani e che quindi ha bisogno di essere anche innovativa, competitiva e assolutamente in grado di cambiare continuamente di passo nel proprio agire. Ci sono più richieste di nuovi iscritti alla sua scuola? Allora, da quest'anno abbiamo più richieste, perché da quest'anno abbiamo cambiato passo, da quest'anno abbiamo cambiato immagine, ci stiamo, tra virgolette, pubblicizzando meglio e soprattutto stiamo abbracciando quel trend di crescita del mondo dell'agricoltura, che ricordo è l'unico mondo che ha visto crescere gli occupati in provincia di Salerno e in Campania in generale, di fronte a una crisi che tutti purtroppo conosciamo benissimo. Quindi ci sarà un nuovo futuro per questi ragazzi? Io credo proprio che ci sarà un nuovo futuro, infatti il nostro motto è il futuro è qui, nel professionale per l'agricoltura. Milena Pepe, Presidente del Consorzio Tutela dei Vini dell'Irpinia. Siamo qua ad Avellino, quindi gioca in casa. Sì, sono invitata questa sera per parlare un po' di sistema di produzione tra produttore di vino e agricoltore di prodotti tipici irpini e campani. Questa tutela in che cosa si esplica? Cosa fate per tutelare questi prodotti?
Ebbene, siamo un gruppo di produttori che rappresentiamo quasi l'80% della produzione di fiano di avellino, greco di tufo, taurasi di OCG e anche l'irpinia doc. Facciamo promozione e attività di promozione delle denominazioni e poi anche la tutela significa anche difendere e proteggere le denominazioni. Siete stati su a Verona con un vostro stand, com'è andata? Sì, allora come consorzio abbiamo un stand, però non è con tutti i produttori perché ogni produttore ha il suo proprio stand. Quello stand che abbiamo è uno stand per i produttori che si vogliono mettere insieme, che vogliono dividere insomma quest'area a più produttori per cercare di ammortizzare i costi. Va sempre bene, sta crescendo, però chiaramente non abbiamo ancora la forza di organizzare Vinitaly e grazie alla Camera di Commercio e alla Regione Campania noi questo non ce lo dobbiamo gestire. Noi quest'anno abbiamo organizzato Pro Wine con i produttori del consorzio e è stato molto interessante perché abbiamo lavorato in collaborazione con la Regione Campania e abbiamo fatto una bella figura. Grazzanise, aula consiliare del comune di Grazzanise, alla presenza della commissione prefettizia e degli allevatori e tecnici della zona si è svolto un convegno sulla tracciabilità del latte bufalino. Ai lavori ha partecipato l'onorevole Nunez che ha ribadito il lavoro svolto dall'assessorato per rendere tracciabile e sicuro il latte bufalino, salvaguardando una DOP come la mozzarella di bufala. Tracciabilità della filiera bufalina. È una cosa che lei ci ha tenuto tanto per poterla realizzare. Sì, la tracciabilità è ancora un sogno perché l'abbiamo adottata in giunta regionale maggio scorso, è ormai un anno. È un sistema a disposizione di tutti gli imprenditori bufalini e quindi dei caseifici che trasformano. Ed è accompagnato da un pezzo scientifico, quella che è la tracciabilità del DNA, quindi finalmente poter verificare sul prodotto finito se è stato utilizzato il latte dell'area DOP piuttosto che il latte che viene da paesi esteri. Questa era la sfida che abbiamo voluto cogliere, complicata, difficile, anche perché l'obbligatorietà non è consentita farla adottare dalla regione, quindi oggi stiamo collaborando col Ministero che sicuramente ha dato ampia disponibilità, il Ministro anche Martina che mi capita anche di ringraziare e approfitto in questo caso, sperando insomma che acquisisca questo nostro sistema e lo renda quindi obbligatorio, così come può fare solo ed esclusivamente un decreto ministeriale. Questo è il nostro auspicio e su questo stiamo lavorando. Intanto oggi ringrazio la città di Grazzanise che ha voluto raccogliere questa nostra appunto opportunità data al territorio, sperando che appunto gli imprenditori la colgono e comprendono l'importanza della stessa. Grazzanise è insieme un altro paese che state guidando e riportando ad una normalità. Penso che non sia una cosa facile perché mettere a posto i conti e l'amministrazione di una città non è mai semplice. No, certo, le difficoltà sono tante. In un momento di recessione dove purtroppo per vari motivi, però devo dire che noi non abbiamo trovato perlomeno dal punto di vista economico una situazione di dissesto finanziario nel comune, quindi insomma non ci sono casse fiorenti, ma insomma voglio dire possiamo portare avanti un'amministrazione oculata. Certo, ci sono i problemi che hanno tutti i comuni, che sono dovuti da mille fattori, però insomma devo dire abbiamo pure una risposta molto positiva dalla gente. Insomma. Noi abbiamo cercato di dare risposte alla cittadinanza e abbiamo aperto gli ambulatori della ASL, che non c'era nessun ambulatorio, cioè in un momento di crisi economica del paese in cui gli uffici, i servizi chiudono, qui li abbiamo riaperti in una struttura abbandonata dal 1989 che era destinata ad asilo nido. Noi l'abbiamo trovata vandalizzata, abbiamo messo a posto con i lavoratori socialmente utile una ala di questa struttura, abbiamo avuto incontri con la ASL e la ASL ci ha proposto di mettere a posto perché sono tre
diverse strutture nelle quali avremmo intenzione di aprire una cittadella sanitaria, dove verrà il servizio veterinario, perché questa è una zona di allevatori, che insomma è una grossa percentuale di allevatori della Campania, insomma, rispetto alla provincia di Caserta ci sono 160 diciamo, allevatori, e quindi il servizio veterinario dovevano andare a Pignataro Maggiore, e quindi noi abbiamo con la ASL staremo per aprire una sede del servizio sanitario. Quindi, come sempre, la mano dello Stato ci vuole per riportare la normalità, insomma, su questa cosa, perché parlare di cose vandalizzate è tutto. Guardi, c'è un discorso di la vandalizzazione, poi non può essere imputata alle vecchie amministrazioni, va imputata all'educazione. Abbiamo fatto un progetto qui con le scuole dove è stata un'esperienza bellissima, perché noi abbiamo parlato con i giovani, abbiamo portato qui a Grazzanise, dopo aver fatto i corsi di educazione stradale, abbiamo portato il parco scuola del traffico, i ragazzi hanno imparato i segnali, il modo di muoversi, e qua è diventato l'incubo del paese, dei genitori, perché quando i ragazzini vanno con i genitori dicono: papà, non puoi passare, è giallo, non hai ancora impegnato l'incrocio. Cioè, si arrivano i genitori a dirci: abbiamo passato un guaio, guarda quello, passa con la striscia continua. Ah, se ci fosse il maresciallo De Santis, che è stato quello insieme alla stradale, insieme all'ACE, che hanno fatto i corsi nelle scuole. È l'educazione, purtroppo. È la prima volta nel territorio di Grazzanise dove la polizia stradale ha fatto i servizi comuni con i vigili. Quindi voglio dire, c'è una presenza dello Stato. D'altra parte, noi siamo mandati qui e non erano abituati a vederlo lo Stato qui. Certo, si potrebbe fare ancora meglio, perché voglio dire, ci sarebbero tante altre cose da fare, ma noi ce la mettiamo tutto. Questa è un'altra iniziativa che, sulla base della collaborazione istituzionale che ci ha chiesto l'assessore Nunez, che voi sapete quanto si è impegnata per il discorso della lasciabilità e via di seguito, quindi noi non è un compito istituzionale del Comune. Forse quello qui sul territorio, il sindaco è anche autorità locale di pubblica sicurezza, quindi deve prevenire le tensioni sociali, deve fare, ma non è, diciamo... però vanno salvaguardati i posti di lavoro, le attività produttive, per quel poco che noi possiamo fare, perché non è che potremmo fare granché, però cerchiamo di collaborare ai fini istituzionali per poter far riprendere il territorio.